Ok ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo video. È da tanto che non pubblico video dei lavori qua a casa, ma sono pieno di lavoro, c'è un sacco di roba da fare, tempo per editare non ce n'è e quindi scusate le intermittenze sul canale, ma farò del mio meglio. Detto questo, ci eravamo lasciati con l'isolazione del tetto, abbiamo isolato il tetto, quindi non dico rifatto il tetto nuovo, ma abbiamo fatto un nuovo pacchetto di isolazione sul tetto e ci ha aiutato a fare un bel taglio termico e a isolare, insomma, il tetto dal caldo, dal freddo, eccetera. Abbiamo aperto anche delle Velux, come vedete, e si va avanti. Dopodiché invece al terzo piano, come vedete, abbiamo diviso tutto il piano, cioè da un piano l'abbiamo fatto diventare due appartamenti, abbiamo separato con il muro in mezzo e così che escono fuori i due appartamenti. Purtroppo dovete scusarmi, ma non c'ho clip quando sono venuti a fare le pareti interne, cartongesso, eccetera, perché io ero al lavoro. E mi dispiace un sacco perché manca una parte fondamentale, però cercherò di trovare una soluzione, di provare a filmare quando non sono a casa e troverò una soluzione, tranquilli. Due paroline molto brevi, questa è la situazione del piano terzo. Abbiamo diviso quella parete e qui ancora non è stato fatto nulla, a parte le Velux qua sopra. Poi se andiamo nell'altro appartamento, che sarebbe questo che abbiamo diviso, qua il giroscale è già stato tirato. Qui invece abbiamo già fatto l'impianto elettrico e il cartongesso è stato messo, l'impianto elettrico è già pronto. Mancano che finiamo le pareti e dopo si possono montare anche i frutti. Da questa parte ci sarà il bagno e dobbiamo mettere le piastrelle. Prima il riscaldamento pavimento, poi le piastrelle. E insomma, questo è il bagno. Abbiamo diviso qua, abbiamo messo una parete che qui era tutto aperto da dividere le due zone. Qui ci andrà un divano, divano TV, una cucinetta e qui il tavolo. Poi continuando da questa ci sarà la camera da letto che anche questa è quasi finita. Bisognerà dargli l'ultimo tocco di stucco e di colore e dovrò passare la giraffa anche stamattina. E insomma, diciamo che questo è il punto dove siamo adesso con i lavori. Non ho girato nulla di questo appartamento perché non ho avuto tempo, ma zero, e spero di recuperare. E scusatemi, casomai. Comunque, siamo arrivati a questo punto che abbiamo diviso il piano in due appartamenti, ovvero questo che è già in fase di finitura e questo che ancora grezzo non c'è niente. E mi raccomando, continuate a guardare il video. Peace. Qui dentro c'è la giraffa, si chiama giraffa l'attrezzo che gira e gratta la parete dallo stucco contemporaneamente, che vi farò vedere. Questa ha un moto rotativo sulla parete. Quello che vado a fare adesso sarà grattare tutto lo stucco per togliere le imperfezioni e dopodiché poter dare un colore. Come si usa una giraffa, l'unica cosa che pesa tanto e devi spingere tanto sul muro,
e girare e grattare. Non è altro che una carta da smerigliare, solo fatto su un attrezzo che gira. Questo era un piccolo video di recap, di aggiornamento di come stanno andando i lavori qua a casa, e comunque vi terrò aggiornati. Il prossimo video ce l'ho già pronto, sarà riscaldamento a pavimento, quello sarà un video un po' più lungo e spero che vi piaccia. Insomma, continuate a seguire il canale e bye!